studio con parte del cast del musical Sweet Charity e con la protagonista, la grande Lorella Cuccarini. Grazie, Charity. Charity. Vi state riscaldando, fra poco vedremo un'anticipazione. Sweet Charity è un po' un inno all'amore totale. Assolutamente, lei ha una fede nell'amore e cerca la sua anima gemella che poi troverà alla fine della commedia musicale, sì. Bene, parlando d'amore, mi viene da chiederti, tu ti ricordi la canzone o una canzone con cui ti sei innamorata? Assolutamente, guarda, parlo proprio del mio ultimo amore, è Woman in Chain dei Tears for Fears. Non è male, no? Bella. Se ti va, io farei anche un piccolo sondaggio con le protagoniste. Chiediamo alle mie amiche, Crescenza Guarnieri e Adriana Di Bitonto. Vi ricordate una canzone in particolare con cui vi siete innamorate? Sì. Io, Hello di Lionel Rich, la canto, la vuoi? Dai, la vuoi? Volentieri. Hello, is it me you're looking for? 'Cause I wonder where you are and I wonder what you do. Alvin mi uccide per l'inglese, però... Adelaide, tu? Guarda, in realtà ne conosco diverse, nel senso mi ricordo di diverse canzoni, però una che mi è rimasta molto in mente, impressa, è la canzone di Mina che fa così. Passerà su di me quella voglia di te, dichiarata, sprecata così. Ok. Ma quante volte ti sei innamorata, Heidi? Non lo diciamo. 3. Ah, il numero perfetto. Grazie Lorella Cuccarini e alle ragazze di Sweet Charity. Questo è solo l'inizio. Sweet Charity sta arrivando fra pochissimo. Sì, Alvin, sono nello studio 1 in compagnia di Lorella Cuccarini e delle ragazze che stanno continuando a provare. I preparativi, sì, sì. Ecco, a che punto siamo delle prove? Guarda, questo è praticamente l'inizio del nostro spettacolo. Il primo quadro, la presentazione del Fandango, il locale notturno nel quale io lavoro, siamo tutte entre noi. Bene, ma possiamo sbirciare ancora un po' delle prove, che dici? Sì, come no, se volete, con grande piacere. Charity è un musical davvero imperdibile, riesce a unire romanticismo e scene molto sensuali. Sì, guarda, è una bellissima storia d'amore universale, anche se si svolge negli anni 60, però soprattutto è un musical molto molto divertente e con dei quadri davvero spettacolari. Questo è uno, devo dire, dei più semplici, anche se forse uno dei più caldi. Vero? Ecco. Sì. Bene. Se lo sai che però io non sbrocco per chiunque arrivi qui. Charity è un personaggio molto buffo, sexy, ma naif, anche un po' credulona, quindi... Ecco, quanto c'è di Charity in te? Ma guarda, io mi sono divertita molto, perché è chiaro che soprattutto nei quadri coreografici, insomma, mi diverto molto anche a caricare il personaggio con una certa sensualità, però è poi una sensualità buffa, curiosa, è un personaggio molto ingenuo, quindi ho cercato dentro di me tutte quelle corde che potevano essere utili al personaggio e spero naturalmente di averle dato il giusto sapore. Guardavo laggiù già da un po', quando ho visto entrare un tipo distinto, un vero big spender, ben messo, serie A, qualcuno che sa bene tutto quello che fa. Non so se lo sai che però
io non sbrocco per chiunque arrivi qui. Se ti viene la voglia, è bello. Che ne dici di un drink, 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 con il caldo che drink fa, drink fa, drink fa. Parlare. Ce l'hai una sigaretta? Vuoi parlare? Dai, divertiamoci. Hey, Big Spender. Hey, Big Spender. Guardavo laggiù già da un po', quando ho visto entrare un tipo distinto, un vero dispender, ben messo, serie A, qualcuno che sa bene tutto quello che fa, non so se lo sai che però, io non sbrocco per chiunque arrivi qui. Complimenti e complimenti.